Qua c'è il momento in cui mi si vede che mi indico che mi sono vista sul maxi schermo e ho pensato, cavolo, ci sono veramente qua al Maracanã, che è comunque uno degli stadi più grandi al mondo. La medaglia di bronzo alle Paralimpiadi, la medaglia d'oro ai campionati mondiali a squadre in classe 3 con Michela Brunelli, i due bronzi ai campionati europei. Le medaglie sono tutte importanti, ma non si contano, si pesano. La medaglia di Giada è la medaglia di un gruppo che ha lavorato, che ha creduto in un modo nuovo di lavorare. Quando ero piccola vedevo gli altri che facevano questo, calcio, pallavolo, tennis, io invece no. Ho iniziato nel 2011-2012, al quarto anno del liceo scientifico. Mi andava di provare un nuovo sport dopo l'incidente. Sono andato in palestra 2 o 3 volte e ho visto subito che mi piaceva giocare. Calcio giocavo a centrocampo, tendenzialmente esterno destro. Mi sento per la prima volta al posto giusto. Da lì è iniziato tutto il percorso che mi ha portato qua fino ad oggi a giocare in nazionale. Si costruisce e si lavora tutti insieme affiatati per migliorarsi. Io sono uno molto competitivo, qualunque gioco, giochiamo a carte, mi arrabbio se perdo. I risultati vengono sempre.